Deliverance Mars è un'avventura fantascientifica imperdibile per chi è fan di questo genere di giochi. Eccovi infatti oggi la nostra recensione del gioco ambientato su Marte. Partiamo dal presupposto che gli sviluppatori hanno reso questo titolo non direttamente collegato al precedente, dando così la possibilità di giocarlo anche a chi non dovesse aver vissuto l'esperienza di Deliverance the Moon. Fortunatamente all'interno del prologo ci sono dei piccoli riassunti che raccontano brevemente gli avvenimenti accaduti durante l'avventura che precede il titolo. Deliverance Mars è ambientato 10 anni dopo gli avvenimenti della missione Fortuna e vede la giovane astronauta Katie Johansson unirsi all'equipaggio della Zephyr per un'ultima missione: recuperare le navi coloniali Arca rubate dal misterioso Outward e ovviamente assicurare la sopravvivenza della razza umana sul pianeta Terra. Fatto questo preambolo, possiamo dirvi che la trama, seppur non spicchi per originalità, risulta parecchio godibile e ricca di colpi di scena. Il gameplay è una diretta evoluzione di quello già visto nel capitolo precedente, con qualche modifica ed aggiunta. Su Deliverance Mars, molto del nostro tempo lo passeremo a risolvere enigmi, che si baseranno principalmente sull'allineamento di determinate antenne, sulla rimozione di oggetti che ci ostacolano il passaggio e sulla decrittazione di ologrammi cifrati. Ma il problema principale di queste missioni è che molto spesso gli enigmi risultano davvero troppo semplici e ripetitivi, soprattutto quelli inerenti alle antenne, che verso la conclusione rischiano di diventare davvero noiosi. Inoltre, il gioco presenta delle fasi platform tanto semplici quanto efficaci. Infatti non capiterà poche volte di balzare da una piattaforma all'altra o banalmente arrampicarci per raggiungere gli obiettivi. Inoltre, in alcune sezioni della storia avremo il piacere di guidare un rover che, sfortunatamente, proprio come nel gioco precedente, non viene sfruttato a dovere. Le ambientazioni sono realizzate in maniera eccelsa, seppur il fascino che derivava dall'esplorazione di una base lunare abbandonata, vista nel capitolo precedente, era un'idea che risultava più caratteristica ed affascinante. Tra l'altro, il gioco non è ambientato esclusivamente tra le alture rocciose e le distese aride del pianeta rosso, bensì vedremo la nostra protagonista muoversi attraverso 3 settings principali e ben distinti: la Terra, Marte e a bordo di stazioni spaziali o basi extraplanetarie. Ricordandoci che ci troviamo dinanzi ad un'opera di natura cross-gen, il lavoro grafico è abbondantemente discreto, tenendo sempre conto della limitatezza del budget e, sfortunatamente, delle dimensioni ristrette della software house. C'è da sottolineare però che il frame rate spesso risulta molto ballerino, sforzato soprattutto in ambienti aperti e con determinate condizioni atmosferiche. Di Deliverance Mars una cosa ci ha davvero colpito: le soundtrack, che non si limitano ad essere un mero accompagnamento musicale, ma sono una vera e propria colonna sonora che riesce ad enfatizzare tutti i momenti più importanti ed emozionanti dell'avventura in maniera eccelsa. Per concludere la recensione, Deliverance Mars non è un gioco perfetto. Sicuramente un prodotto migliore sotto quasi tutti i punti di vista rispetto al predecessore, ma che purtroppo presenta alcune problematiche ovviamente da non sottovalutare. Nonostante ciò, lo consideriamo una piccola perla, un'avventura all'apparenza banale, ma che riesce ad affascinare ed emozionare il videogiocatore grazie soprattutto ad una storia scritta con cura, passione e attenzione ai dettagli. Voto 7,5. Noi come al solito non possiamo fare altro che ringraziarvi per la visione di questa recensione. Tramite la sezione commenti avete la possibilità di dirci la vostra opinione riguardo il gioco e riguardo ovviamente al nostro video. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di lasciare like e di attivare la campanellina delle notifiche per restare sempre aggiornati sul mondo del gaming a 360 gradi.